Una volta rastremate le ordinate e ricoperto lo specchio di poppa, incominceremo a montare i listelli del primo fasciame. Per cui prenderemo questo apparecchio qua, che si chiama piegalistelli, come ben vedete, si piega come vogliamo noi, secondo la curvatura. Taglieremo in punta il listello in modo che combaci con l'inclinazione della biglia, con un paio di pinzette, un taglierino come preferito. Dopodiché proveremo per vedere se combacia bene. Come voi vedete, è qui, combacia. Poi guardiamo, lo addossiamo addosso allo scafo. E qui bisognerà nuovamente dargli un po' di curvatura, altrimenti il listello non tocca bene. Come vedete, adesso è più preciso. Adesso questo listello dovrà terminare alla fine dello scafo addosso allo specchio di poppa. Per cui con la matita facciamo un segno e taglieremo il listello. Curveremo nuovamente il listello per farlo combaciare bene con le ordinate e lo riproveremo nuovamente. Allora, come ben vedete, qua tocca, va bene, va bene, va bene, e qua va a terminare incollato su questo supporto che regge, su cui si appoggia il listello. Adesso per l'incollaggio io uso una colla un po' particolare, tipo cianacrilica, che la uso per il semplice motivo che incolla immediatamente. Però bisogna stare molto attenti nell'incollaggio perché se uno sbaglia poi difficilmente si rileva. Allora, comincio a mettere un goccino di colla sulla prima ordinata, il punta della ghiglia. Così qui, così qui e così qui. Appoggio sopra il listello facendo attenzione di toccare la colla il meno possibile, perché tutte le colle cianacriliche, una volta che fanno presa, poi è difficile levarle. Adesso aspetteremo 10-15 secondi per aspettare che faccia presa bene. Come vedete, con questo sistema non c'è bisogno di mettere gli spilli né chiodini. Poi proseguiamo successivamente con le altre ordinate e gli altri. I colli bisogna fare in modo di metterli il meno possibile, senza che scoli. Ricordatevi di tenere i pezzi bene a contatto sull'ordinata, il listello, altrimenti non si incolla. Ecco, disponete le dita in modo tale che tutti i punti d'appoggio siano sotto pressione. E aspettiamo gli altri 10-15 secondi.